I lavoratori sapranno dov'è il medico. Ecco la cava. Devo trovare il medico di cui parlava Mikko. Non so nulla, non chiedermi nulla. Non so nulla, non chiedermi nulla. Cosa? No, no, vattene. Per favore, non vogliamo seccature. Non mi limiterò a tediarvi se non mi rispondete. Va bene, va bene. Che domande hai? Il tuo amico sembra ferito. Sta molto male. La tenebra ha preso il sopravvento. Abbiamo bisogno del medico. Mi hanno detto che avrei trovato qui il medico. Il medico è andato. L'hanno catterato. Catturato. Catturato? Scusa, le parole sono difficili. La memoria, la mia mente è annebbiata. Quasi sempre. Diventerò come lui se il medico non torna presto. Degli uomini hanno portato il medico verso le miniere a nord di qui. È scomparso da molto tempo. Ti è successo qualcosa? Qualcosa che ti ha portato alla cava? Io non ricordo. So solo che il medico ci ha salvato e si prende cura di noi. Ma senza la medicina del medico è difficile per noi stare bene. Parlami del medico. È un brav'uomo. Fa la medicina e ci cura dalla nostra malattia. Tu saresti guarito. Il medico dice che ci vuole tempo. È per questo che deve tornare al più presto. Lo cercherò. Riportalo. Riportalo qui, ti prego. L'hanno portato a nord, verso le miniere. Ehi, allontanati da lui, Mistios. Questi non sono affari tuoi. Questo lo vedremo. Il medico sarà lì. Devo farmi vedere. Ecco la miniera. Forse qui troverò più della gente. Ah!
Fuori di qui, presto! Hai la mia... Seguimi! Conosco la loro uscita segreta, quassù! Finalmente libero. Sapevo che prima o poi sarei fuggito. Non devi ringraziarmi. Sì, sì. Grazie infinite per avermi salvato, ma devo tornare. I miei animaletti mi aspettano. Ti mandano loro? Certo, mi mandano i tuoi animaletti. Cari, siano benedetti. Come stanno? Sapevo che non mi avrebbero dimenticato. Tu ti riferisci ai minatori della cava? Sì, sì, i miei animaletti. Mi prendo cura di loro, gli do la mia medicina e in cambio loro mi aiutano con la mia ricerca. Sono affezionato ai miei animaletti. Sembri forte. Sì, sì. Gli animaletti non bastano mai. Vuoi unirti alla mia famiglia? Daresti un grande contributo alla mia ricerca. Non mi userai per il tuo esperimento. E che ne dici di un accordo postumo? No. Una grande perdita per la ricerca. La medicina che preparo è deliziosa, sai? Parlami di questa medicina. Ah, la medicina. La do ai miei animaletti quando il mio tonico speciale produce effetti collaterali. A volte è troppo forte. Effetti collaterali come la perdita della memoria? Ah, sì, lo sai già. I miei animaletti... è colpa mia, sì, sì. Eppure continui a dargli il tuo tonico. Non avevo scelta. Mi hanno costretto a farlo, ma rimedierò ai miei errori. Rimedio sempre ai miei errori, sì, sì. Le persone che ti hanno catturato, chi sono? È stato quello con la benda sull'occhio. Prendeva ordini da un uomo calvo. Volevano il mio tonico e mi hanno costretto a crearne ancora. Malaka! Non avevo scelta, minacciavano di uccidere i miei animaletti. E ti hanno rinchiuso. Beh, si rifiutavano di farmi tornare dai miei animaletti, allora ho avvelenato alcuni di loro, sì, sì. Nessuno può separarmi dai miei animaletti, no, no. I tuoi animaletti, da dove vengono? Non lo so e non mi interessa. So solo che mi hanno costretto a somministrargli un tonico in una strana grotta simile a questa. E quando il tonico falliva, potevo tenere i miei animaletti e curarli. Questo tonico deve essere speciale. Sì, sì, rende forti i miei animaletti. Ma come ho detto, gli effetti collaterali possono essere catastrofici. Forse ho sbagliato qualcosa. Poveri miei animaletti. Mi serve la medicina di cui parlavi. Dammela. Cosa? E perché? Non sono obbligato. Non farò una cosa del genere. No, no. Allora sei inutile. Porrò fine alla tua vita e ai tuoi misfatti. No, no. La violenza non serve. Farò quello che dici. Temo che mi ci vorrà un po' di tempo. Sì, sì. Prima... sbarazzati di quegli infami che mi hanno portato via dai miei animaletti. Sono alla fortezza, lungo la strada. Mi sbarazzerò di loro. Prepara la medicina per il mio ritorno. Sì, sì, torna da me alla cava quando avrai ucciso quegli uomini. Devo andare ora. I miei animaletti mi aspettano. La medicina potrebbe aiutare Neleo. Prima devo occuparmi dei rapitori del medico. Eccolo là. Non hai possibilità. Non mi sfuggirai. Ce l'ho.
più noie al medico. Ora devo tornare dal medico per l'antidoto. Forza! Dai. Sono tutti morti. Sono qui, Mistios. Fuori! La ciurma ha fatto il possibile, ma siamo arrivati tardi. Schifose guardie della setta, Mistios, guarda cosa hanno fatto. Li hanno uccisi, i miei poveri animaletti trucidati come bestie. Sbrighiamoci! Neleo potrebbe essere in pericolo. Preparo la nave. Va pure. Qui non puoi fare più niente. Risparmia le forze. Forse sopravvivrai. Sono un medico, Mistios. So quando un paziente sta morendo. Tieni l'antidoto che ti ho promesso. Rimedio sempre ai miei errori. Sì, sì. Bene, lo darò a Neleo. È la migliore speranza che ha, ma non aspettarti un miracolo. Non ti lascerò qui così. Uccidimi e poni fine alle mie sofferenze. Per favore, ti chiedo solo questo. Che cos'è successo a tutte queste persone? Sembra un massacro. Le guardie della setta, sì, sì. È stato un massacro. È un messaggio per te, Mistios. Sanno che hai fatto domande. Sta fermo. Così non ti faccio male. Grazie, Mistios. Sono pronto, Mistios. Fallo. Forse avresti potuto ancora fare del bene.
Se sono state le guardie della setta, devo sbrigarmi a tornare. Neleo, non c'è molto tempo. Oltraggio! Ne abbiamo abbastanza di quei soldati mascherati! Devono andarsene da Lemno, in un modo o nell'altro! Perché hanno bruciato la casa? Sai perché, Malaka? Quei maledetti soldati venivano dalla maledetta fortezza! Pensavano che Mikko avesse in mente qualcosa, che volesse ostacolarli! Tutto questo deve finire! E finirà, vedrai. Quei soldati sono guardie della setta. E c'è un generale tra loro. Non temere. Non vivranno ancora a lungo. Sì, perché andremo lassù e la faremo finita. Giusto? Restate a casa. Proteggetevi a vicenda. Penserò io alla fortezza antica e alle guardie della setta. Sì, hai ragione. Hai ragione, Malaka. Sono soldati professionisti. Noi siamo mercanti e pescatori. Contiamo su di te, Mistios. Da troppo tempo affliggono questa regione. Tutti allerta qui. È l'occasione per conquistare la fortezza. Quello deve essere il generale. Saluti ad Ade. Intrusi!